Nelle letture che abbiamo ascoltato ritornano alcune parole chiave della vita cristiana e una di queste parole, che ritorna sia nella prima lettura che nel Vangelo ed è sottintesa nel canto del Magnificat, è gioia. Nel brano del profeta Isaia si dice: io gioisco pienamente nel Signore. E nel brano evangelico Gesù afferma: questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E nel Magnificat Maria afferma che il suo spirito esulta in Dio, gioisce in Lui. Leggendo questi testi, sembrerebbe inevitabile dire che la gioia è caratteristica necessaria della vita di un credente. Eppure, se guardiamo la nostra vita e la storia dell'umanità, potremmo dire che l'esistenza degli uomini e delle donne di ogni tempo sulla terra è caratterizzata più dalle lacrime che dalla gioia. E soprattutto in un tempo come il nostro, segnato da tante difficoltà, da tante sofferenze fisiche, economiche, morali, com'è possibile parlare di gioia come caratteristica della vita cristiana? E quale sarebbe il fondamento di questa gioia? Non rischieremmo, parlando di gioia, di sembrare fuori dal mondo, degli illusi che non hanno i piedi per terra? Facciamoci aiutare dalla parola di Dio per comprendere il senso e il volto della gioia del Vangelo. Innanzitutto il fondamento della gioia per Isaia e per Maria nel Magnificat consiste nella capacità di rendere grazie. Isaia e Maria sono nella gioia perché sanno rendere grazie. Quando ci troviamo nel dolore, nelle difficoltà, sono gli elementi negativi a prendere il sopravvento, ad accecare i nostri occhi. Vediamo solo il buio intorno a noi, sentiamo solo il risentimento e la paura che rischiano di offuscare il nostro sguardo. Ma gli occhi della fede ci spingono a vedere i doni di Dio nella nostra esistenza e per essi rendere grazie. Da Maria, a causa della nostra gioia, noi impariamo proprio questo, l'arte di rendere grazie, perché per saper gioire, per essere testimoni delle beatitudini nel mondo, occorre essere uomini e donne capaci di gratitudine per i doni di Dio. Perché è la gratitudine che rende il nostro sguardo limpido, per non vedere solo il male e scorgere quella luce che risplende nelle tenebre. In secondo luogo, nel brano del Vangelo, tratto dal Vangelo di Giovanni, scopriamo che il fondamento della gioia è la possibilità di appoggiarsi su una promessa di Dio. E anche nel Magnificat troviamo questo aspetto. Maria esulta e rende grazie per la fedeltà di Dio che ha guardato l'umiltà della sua serva. E nel brano del Vangelo si parla di comandamenti o di comandamento. E non dobbiamo interpretare queste parole in senso legalista o moralista.
il comandamento è in realtà la promessa di Dio, la parola di Dio. È come se Giovanni dicesse ad ognuno di noi: se vuoi rimanere nel mio amore, nell'amore di Gesù, devi custodire la promessa di Dio nella tua vita. Viene in mente il Salmo 118, che si rivolge a Dio nella preghiera dicendo: sostienimi, Signore, secondo la tua promessa e avrò la vita, non deludere la mia speranza. C'è una promessa di Dio che attraversa la nostra vita, che tiene accesa la nostra speranza e che non ci può deludere. Ecco il secondo segreto per essere uomini e donne della gioia: avere una promessa di Dio sulla quale appoggiarsi. E solo così si è certi di non rimanere delusi, anche nelle difficoltà che segnano questi nostri giorni. Da Maria, causa della nostra gioia, noi impariamo proprio questo: c'è una promessa di Dio su cui possiamo fondare la nostra vita. Lei si è appoggiata sulla parola di Dio e per questo, pur nella prova, ha potuto cantare il Magnificat. Maria diventa il modello per ogni discepolo e discepola del Signore Gesù, perché sa custodire nel suo cuore le parole che Dio ha rivolto alla sua esistenza. E questa è la missione dei cristiani nel mondo: annunciare che c'è una promessa di Dio che non delude e sulla quale possiamo appoggiarci. Ecco, potremmo dire, la ricetta della gioia secondo le Scritture, secondo il Vangelo: essere uomini e donne grati, che fondano la loro esistenza sulla promessa di Dio. Maria, causa della nostra gioia, ci mostra la via per essere nel mondo testimoni della gioia del Vangelo, che non è la spensieratezza di chi non sta con serietà nella storia, di chi non ne vede i drammi e le angosce. La gioia è possibile quando si è capaci di accogliere il presente nella gratitudine e di dire di sì al futuro appoggiandosi sulla parola di Dio. E il mondo di oggi ha bisogno di cristiani che, come Maria, sanno cantare la gioia, rendendo grazie e custodendo nel cuore la sua parola.